Così escono le prime notizie. Donna uccisa, si cerca il marito. Così più di 100 volte in un anno i flash d'agenzia a scandire una strage che non ha termine. Volti di donne, straniere, italiane, ricche, meno ricche, non c'è differenza. Ora è solo lo sguardo acqueo della fototessera a formalizzare una morte che non ha giustificazioni. Svetlana Roset, di 47 anni, moldava, scomparsa da Piobbico in provincia di Pesaro il 14 dicembre. Il suo corpo trovato in una pozza d'acqua, uno stagno a pochi passi dal fiume, gettata lì come un sacco. E si cerca il marito, scrivono le agenzie. Nikolaev, introvabile dallo stesso giorno. Litigavano spesso Svetlana e il marito, anche l'ultima volta mentre nel bosco raccoglievano legna. Era proprio sabato 14 dicembre, insieme intorno alle 11, mezz'ora dopo è ricomparso solo Nikolaev. Ha utilizzato a lungo il bagno di un bar, poi la stazione di Fano dove è salito su un treno. Svetlana, svanita, l'ennesima. Non è bastato che venisse approvato un decreto dalle misure decisamente punitive, non è sufficiente raccontare quotidianamente le storie di botte, violenze, occhi neri, lividi in faccia, non è stato nemmeno sufficiente riempire le piazze di scarpe rosse, filo di sangue che congiunge l'Italia. Ci sono ancora uomini, mariti, compagni, ex fidanzati che uccidono le donne in nome di una visione malata del rapporto con l'altro. Nulla mette al riparo. L'uomo si sente in diritto di riempire di pugni la moglie se, come è successo ieri sera a Nocera Inferiore, lui scopre che in questo mese si è speso troppo per la benzina dell'auto. Si sente in diritto il marito durante la lite di imbracciare il fucile e sparare in casa alla moglie e dal figlio di 14 anni che ha tentato di mettersi in mezzo, aiutare la madre, disarmare il padre. Salvi per un soffio la mamma e il ragazzo. Ed è questa l'ultima notizia passata dalle agenzie, l'ultima, ma solo in ordine di tempo.